Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi studiamo insieme in uno Study with Me e sto girando questo video soprattutto perché voglio farvi vedere come utilizzo le tecniche di Active Recall nella mia pratica di studio quotidiana. Vi ho parlato di Active Recall nello scorso video sul mio metodo di studio, che se non avete visto vi lascio qui nelle schede e giù in descrizione. E le tecniche che vi farò vedere oggi sono le stesse di cui vi ho parlato lì, cioè scrittura, domande, flashcards e mappe concettuali. E cercherò di mostrarvi una sessione di studio il più realistica possibile, anche se vi anticipo già che una cosa che sicuramente non è realistica è il mio look, perché normalmente mi vedreste molto più in disordine per una mattinata di studio casalingo. Ma pazienza, per YouTube un po' di trucco ci stava. Detto questo, iniziamo a studiare. Allora, la primissima cosa che faccio è controllare il piano della settimana sul bullet journal e segnare le cose che devo fare durante la giornata. Qui vedete il mio study plan per la settimana, cioè la settimana che va dal 17 febbraio al 23 febbraio. E oggi è giovedì e quindi devo finire il capitolo sugli eterocicli e ripassare le possidazioni di Sharpless e gli acidi bicarbossilici. In realtà non ho da fare solo questo perché ho alcune cosette indietro da recuperare, ma comunque adesso trasferisco tutto in una pagina giornaliera per appuntarmi quello che devo fare durante la giornata. Come vi dicevo, in questo video vorrei soprattutto mostrarvi come uso le tecniche di Active Recall. Una di queste è la scrittura. Come vedete, sono qua pronta a scrivere alla lavagna e in questo momento io sto preparando Chimica Organica 2, che vi devo dire la verità, si presta molto bene all'utilizzo di tecniche di studio attivo perché è una materia per niente discorsiva e l'unico modo che hai per studiarla è scrivere le reazioni, cercare di memorizzare i passaggi e di comprenderli. Ma comunque questa tecnica la possiamo utilizzare anche per esami discorsivi, perché invece di usare la lavagna si scriverà al computer o su un quaderno a parole ciò che ci si ricorda dell'argomento. Quindi adesso io mi vado a scrivere le reazioni che ho appena letto dal programma per vedere che cosa ho trattenuto, che cosa ho capito e che cosa mi ricordo, e poi dopo faccio un controllo degli errori che eventualmente avrò commesso. Un'altra tecnica di cui vi ho parlato è la tecnica delle domande. In pratica, io ogni volta che affronto un nuovo argomento mi appunto su di un quaderno alcune domande, e questo mi serve perché ogni volta che vado a risfogliare il quaderno per ripassare, invece che semplicemente rileggere un concetto, io rispondo ad una domanda riguardante quel concetto e quindi mi esercito nel dare la risposta. Questa pratica aiuta a creare nel nostro cervello le connessioni, che poi sono quelle che ci permettono di apprendere davvero un'informazione ed essere in grado di ritirarla fuori al momento dell'esame, che è il momento in cui ne abbiamo bisogno davvero. Quelle che vedete sono le cose che ho fatto per ora e le cose che stavo scrivendo prima alla lavagna. E per ciascuna reazione mi sono appuntata delle domande. Per esempio, per la prima domanda, l'anello come si comporta? Vabbè, la risposta è che si comporta come elettron povero perché subisce attacco da parte del reattivo di Grignard, ma al di là di questo è per farvi vedere come le uso. Tipo, queste sono le cose fatte ieri, ma questo è il quaderno che ho utilizzato nei giorni scorsi e che ho finito. Vedete, no? Domande, domande. Cerco di metterne il più possibile in modo tale da essere il più attiva possibile nel momento in cui me le vado a rileggere. Sto girando questa clip in un secondo momento perché ci tenevo a darvi una chiave di lettura per questo video.
Le tecniche di cui vi parlo e i suggerimenti che vi propongo servono per mantenersi attivi durante lo studio, perché troppo spesso si trascorre la giornata alla scrivania, faticando magari anche a fare solo 10 pagine perché ci si annoia, non si riesce a mantenersi stimolati. Invece queste tecniche secondo me sono fenomenali proprio perché innanzitutto sono semplici da utilizzare, ma allo stesso tempo sono molto potenti perché riescono a farci mettere in gioco, a farci attivare i neuroni e a farci sentire costantemente stimolati in modo tale da essere attivi mentre si studia e da riuscire a farlo in modo più efficace. Io mi trovo benissimo perché anche se a me piace studiare, mi piace farlo velocemente e nel modo più efficace possibile, in modo tale da non passarci tutta la giornata e avere anche il tempo per fare altro. E queste tecniche mi permettono di tirare fuori il massimo dalle ore che passo effettivamente a studiare. Un'altra cosa che devo fare oggi è una mappa concettuale di un capitolo che ho fatto nei giorni scorsi e ho pensato di farvi vedere come la realizzo. Ovviamente, dato che utilizzo questa tecnica come una tecnica di active recall, non leggerò mentre la preparo, ma cercherò di andare a memoria, quindi di capire cosa effettivamente mi ricordo di questo capitolo. E poi passerò a fare le correzioni degli eventuali errori che segnerò di rosso così capirete quante cose ho sbagliato. Dunque, come vedete, c'è qualche errore, qualche dimenticanza, alcune non me le ricordavo proprio, però pazienza, studiare è proprio il momento per sbagliare, per poi non sbagliare all'esame. In questo modo ho un'idea generale di quello che so e di quello che invece devo riguardare e ripassare ed è un modo veloce per fare una review del capitolo. Per finire ho acceso il computer per farvi vedere come uso la tecnica delle flashcards. E in particolare ho creato su Anki, che è il programma che utilizzo sul computer per fare le flashcards, di cui vi ho comunque parlato nel mio video sull'Active Recall, e ho creato un mazzo di flashcards sulle strutture degli eterocicli che mi devo ricordare per l'esame. Quindi ora vado a provare a scriverle, e anche qua segno di rosso gli errori e via! Bene, almeno qua la penna rossa non mi è servita perché ho fatto tutto correttamente per fortuna. Io direi che dopo questa bella sessione di studio mi concedo anche una bella pausa, quindi il video finisce qui. Vi ricordo che se vi va sul mio canale trovate il video sul mio metodo di studio con le tecniche di Active Recall e se questo video vi è piaciuto sostenetemi con un like e iscrivendovi al canale. Io vi saluto e vi aspetto lunedì per il prossimo video. Ciao!